Benvenuti amici o bentornati sul mio canale. Io sono Terry e questa è la serie di Natale di Terry. Ho voglia proprio di fare un mega make-up di Natale, non lo so, però vi dico solo che queste corna di renna mi hanno ispirata. Mi sono portata avanti con la base, ho messo giusto velocissimamente, ho usato il Can't Stop One Step di NYX, che se non fosse per la colorazione troppo scura che ho preso quest'estate, mi dispiace, comunque lo voglio usare, lo mischio quando lo uso con il Revolution Conceal Define Full Coverage Foundation. Lo mischio con questo, comunque questo è ottimo, questo anche per pelli grasse è una combo perfetta. Lo mischio con questo perché è del mio, diciamo, colore anche un po' più chiaro, quindi insieme top. Ti ho messo la cipria di Mesauda, cipria cotta di Mesauda che sto usando spesso. E mi sta piacendo tantissimo. E per le mie sopracciglia ho usato il mini kit di Benefit, il mini kit in polvere. Ok, iniziamo. Ho un sacco di palette che mi possono aiutare. Abbiamo qui la Chocolate Gold di Too Faced, la Secret Palette di Nabla e una palette di Essence, quella delle principesse Disney, da una parte che mi serviranno e dall'altra ho la JK Aina di Anastasia e la Norvina volume 1. Adesso scoprirete tutto perché. Iniziamo. Allora, per prima cosa prenderò la palette di Essence perché mi serve questo verde qui, che vabbè, la palette di Essence non ha nomi. E iniziamo. Inizio da quest'occhio. L'altra volta questo verde non l'avevo usato quando ho provato la palette di Essence, ma devo dire che mi gusta. Ora prendo la Secret Palette di Nabla perché mi servirà questo qui. Questo verde petrolio, Addiction. Neanche questo ho usato mai. Metto un po' di crease, faccio un po' una sottospecie di crease. Adesso prendo la Chocolate Gold e prenderò questo verde qui che si chiama Money Bags. Questo è un altro dei colori che non ho mai usato prima d'ora. Mi aspettavo che fosse un verde più scintilloso. Ci aggiungo questo, che da che ricordo è top. Giusto per dare un po' di brillantezza. A questo che è un po' smorto. Sì, dai, ci sta. Ok, passiamo all'altro occhio e inizierò con la Norvina volume 1 e prenderò questo qui E4, questo rosso fluo. Apriamo le danze con questo. Cioè, questo è accesissimo proprio. Ok, poi sempre dalla Norvina prenderò questo qui, il D3, il rosso un po' più scuro. E vado più sotto. Faccio anche questo lato, la crease.
dalla Jackie Aina prendo questo qui, il Aya, il Wigaless, non lo so. Comunque sto usando tutti i colori delle palette che fino ad oggi non ho avuto l'occasione di provare. E non l'ho fatto apposta, giuro. Per accentuare anche questo rosso, prenderò il C3 della Norvina, questo qui. Completiamo, prendo di nuovo il rosso della Norvina, il D3. Stessa cosa faccio dall'altra parte, prendo il verde della Secret Palette, più natalizia di così non si può. Sto aggiungendo un po' di nero all'angolo esterno qui e un po' sotto l'occhio. Ok, ho messo anche le ciglia finte, eccetera, eccetera. Lo faccio sempre fuori camera perché comunque ci metto un po' qui anche per asciugare la colla. Posizionarle bene, eccetera, eccetera. Vabbè, riprendo la Secret Palette e prendo questo qui. Play Hard, che era, mi ricordo perché da molto che non la uso, uno dei miei preferiti della Secret Palette. È top, è top, è top. Bene, 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 continuiamo. Dobbiamo fare il contouring che non ho fatto e userò la Terra di Anastasia, la powder bronzer di Anastasia nella colorazione Rich Amber, che anche questa presa quest'estate un po' più scura perché ero più abbronzata, però comunque se è messa leggera 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 funziona, dai, non facciamo una tragedia. Il problema è che questa scrive tanto anche se ne metti poca. Però sfumando, sfumando, sfumando. Ok, mi piace. Ora il rossetto. Io ho praticamente, e ce n'è anche un altro in giro, questo set di rossi di Makeup Revolution, sono tutti rossi, proprio il best dei rossi di Revolution, e ce n'è anche un altro in giro, ma doveva essere quello un po' più aranciato che uso in estate, quindi non ci serve. Dovremmo solo scegliere, vabbè, questo è troppo rosa, questo anche va più sul corallo, sono indecisa fra questi due. Tra questo qui, che è un rosso bello pieno pieno pieno, oppure questo qui che è un rosso più scuro, anche questo però pieno carino, questo è acceso diciamo, questo è un po' più caldo, questo è freddo e questo è caldo, andiamo col caldo. Comunque sono matte e sono ottimi, davvero. Beh, sì. Sono molto molto belli, tutti e cinque i rossetti. Sono davvero davvero molto belli. Non so solo se lasciare così o aggiungere tipo un gloss. Ma sì, useremo questo.
di Chanel, il lip gloss Rouge Coco Gloss 756. L'ho detto anche nello scorso video, è Natale e bisogna esagerare, fa anche rima. A Natale bisogna esagerare in tutto. Chiudiamo con l'illuminante. Sono andata a ripescare la palette di Make Up Revolution che non usavo da un secolo e mi ricordavo che era veramente top, top, top. Ho detto, mo, la ripesco, visto che ho ripescato anche quei rossi rossetti matte di Revolution, ho detto beh, ripesco anche la palette. Pennello trovato, bagniamo un po', lo bagniamo giusto un po', e io prenderei questo qui dorato, esageriamo, che secondo me ci sta tutto. Cioè, ricordavo la bellezza di questa palette di illuminanti. Wow. Ok. Me li ricordavo, ma non così top. Cioè, guardate, c'è una palette. E sono tutti e quattro così, eh? Anzi, adesso magari sul naso provo questo rosino. Si vedete che sono praticamente tutti uguali e sono bellissimi. Voilà. Cioè, questa è una palette veramente, veramente. Ma guardate qua. Cioè, se vi piacciono gli illuminanti extra, super extra, mi stavo sporcando, dovete, ah, i denti, dovete per forza avere questa. Cioè, è uno specchio. Cioè, è uno specchio questa palette. E come potete notare, non fa quell'effetto di come se sembra frontale, come se sembra una macchia. Cioè, a parte il riflesso quando mi giro, non fa macchia. Non mi ricordo quanto costa, però costa davvero, davvero pochissimo. Cioè, per essere quattro illuminanti così extra, non voglio dire una bugia, forse 9 euro, comunque neanche 10 euro se non mi fate dire una bugia. Magari se lo volete sapere mi scrivete, ve lo dico, oppure andate sul sito di Revolution e la trovate. Non ha un nome purtroppo, quindi non lo so, se la dovete cercare o sul sito anche di Pink Panda, perché se non mi sbaglio l'ho presa da lì questa qui. Scrivete illuminanti Make Up Revolution, vi dovrebbero uscire tutti gli illuminanti e vi uscirà sicuramente anche questa palette. Bene, questo look Christmas Make Up è concluso. Mi sono lasciata, dicevo all'inizio del video, ispirare da il mio cerchietto della renna, perché se faccio così esce il verde. Vedete? Se faccio così esce il rosso e non lo so, mi piaceva questa cosa ed ero indecisa se fare un look verde o un look rosso. Poi ho detto faccio un occhio perché non l'ho mai fatto, l'ho visto fare da tanti, soprattutto lo scorso estate. E ho detto, te lo propongo per Natale. Potete fare così, avete la scelta Total Red. Ho la scelta, diciamo, green come l'albero di Natale e rosso come le decorazioni.
il video è terminato. Devo dire che questa volta mi sono divertita più del solito, non lo so perché. Niente, ci vediamo al prossimo video della mia serie di Natale.